Lo staff della Plaza Iscla augura buone feste e un felice 2018. Nessun risparmio sulla sicurezza. È chiaro l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato ieri fra Ufficio Scolastico Territoriale, Confartigianato e Imprese Sondrio e Polizia Stradale. Garantire la piena sicurezza nei viaggi di istruzione scolastici, rafforzando la collaborazione fra aziende, scuole e Polstrada. L'intesa arriva a pochi giorni di distanza dal recente fatto di cronaca che ha visto la scoperta da parte della Polizia Stradale di un pulmino adibito al trasporto dei bambini, privo di cinture di sicurezza funzionanti. È proprio sul fatto di far capire alle scuole, in questo caso, che sono i clienti che usano gli autobus per i viaggi di istruzione, che tante volte con pochi euro in più si può avere una sicurezza basata su autobus più recenti, con dei massimali assicurativi più alti. Questo protocollo consente in pratica di anticipare i controlli relativi al veicolo, allo stato del veicolo o ai veicoli che potrebbero essere interessati dalla gita in una fase antecedente rispetto alla partenza. È un'attività che per ora ha già dei numeri abbastanza importanti, però io credo proprio che alla luce di queste nuove regole che ci siamo dati, che sicuramente il numero possa aumentare esponenzialmente, a tutto vantaggio della sicurezza delle persone che partecipano alle gite, dei ragazzi che partecipano alle gite scolastiche. Il protocollo interesserà 34 istituti per un totale di circa 1000 viaggi annuali. Controllato le gomme? Certo, pressione delle gomme perfetta. Controllo pneumatici!